L'esonero di Roberto D'Aversa per noi è stato duro da ingoiare, per me personalmente, perché in questi 8 anni, sei insieme a Roberto, sono stati 6 anni straordinari e io ci tenevo a ringraziare Roberto e come uomo per quello che ci ha dato a tutti. E come professionista, quindi come capitano di questa squadra, della vittoria del campionato, primo anno di Serie B, insieme a me e l'anno che ha smesso come collaboratore ed allenatore. E io voglio ringraziarlo per tutto quello che ha fatto. Per me era doveroso, come è doveroso ringraziare tutti i ragazzi che sono stati 8 anni con la Virtus Lanciano, che hanno dato quello che hanno dato, e voi sapete che non c'è bisogno che lo ripeta, li ho ringraziati tante volte, non smetterò mai di ringraziarli. Oggi sono qua a presentare il primo Panagliulo, che per me penso sia la scelta migliore. Non nego che ho provato a far cambiare idea la società, questo lo sa anche Primo, gliel'ho detto martedì prima che venisse a fare il primo allenamento, perché io sono una persona coerente, leale e onesta. Anzi, colgo l'occasione anche per ringraziare mio padre. Vorrei che riacquistiamo un po' tutti un po' di serenità, quello che ci siamo detti con la società, con Primo, con i ragazzi. Ripeto, voglio vedere una squadra che vada in campo e che si diverte, ma veramente si deve divertire. Se il Lanciano retrocede in Serie B, in Serie C, in Lega Pro, non deve essere una tragedia. Non deve essere una tragedia. Noi dobbiamo, quello che dobbiamo pensare è che il Lanciano deve continuare a fare professionismo, che è la cosa più importante, perché si può retrocedere e si può ricominciare.